Mario Kart è arrivato, noi abbiamo sia Luigi che Mario. Come utilizzare i due fratelli più famosi del mondo Nintendo, se non con una sfida redazionale eccezionale e quasi emozionante, adrenalinica direi. Devo dire è stata molto adrenalinica, tra l'altro l'avevamo promessa, avevamo creato hype, chi ci segue su Twitch lo sa, insomma ne parlavamo, la sfida c'è stata. Posso fare l'aggancio quello clickbait? Vai. E non immaginerete mai come è andata a finire. Sì, una sfida a doppio finale, quindi guardatela tutta, perché proprio quando penserete che uno dei due ha vinto, quella stessa persona tira un dado all'improvviso in mezzo alla pista e da lì succede qualcosa, non vi diciamo niente. Dai, guardate la sfida. Non spoilerare. Sei pronto, Umbo? Sono prontissimo. Da quanto tempo sei pronto? Sono pronto da un bel po', ti dico la verità. Ormai sono 10 giorni che ti alleni, va detto. Vado alla porta 1. Ho giocato molto meno di te, però va bene, non voglio comunque campare scuse. Aspetta che sei un po' più avanti, già vedo che sei un po' più avanti, questa cosa non va bene. Sempre scuse. Ecco, subito partenza. Che scorretto, mi hai chiuso nell'angoletto, maledetto. Aspetta, sorpassone. Cos'è, ti sei schiantato? No, contro la porta. Ti sei schiantato? Sì. Niente, io continuo. No. No, no, difficilissimo. Super turbo. Questa è combattutissima. È molto combattuta. Si può dire che è il match più combattuto che abbiamo mai fatto. Dirlo, sì, possiamo dire che è tra i più combattuti. No! In testa a coda. Testa a coda, difficilissimo. Fuori pista. Non dico che sto dominando perché c'è un Bowserotto davanti, però Sto giocando molto meglio dell'altra volta. Sto giocando molto meglio. Tra l'altro devo dire, in portabilità molto più comodo rispetto a giocarlo allo schermo, al computer, sì, mentre fai le registrazioni. Decisamente sì, però giustamente prima l'hai fatto tu, hai preso uno spigolino. Sto cercando di regolarmi, di prenderci un po' la mano. Non sei molto indietro, va detto. Ma sufficienza. Qui basta un errore. Ed è tutto per finito. Buttare una partita, stavo per perdere la porta. No, il categnaccio no. Categnaccio all'ultimo. No, categnaccio più guscio blu all'ultima curva, ma pessimo, non è bastato. Non è bastato, tu hai ucciso un Todd così. Ma veramente ho tracciato il Todd come se non ci fosse un domani. Allora, e la prima la porto a casa abbastanza agevolmente. Sì, facilmente, bisogna dire facilmente. Gara numero 2, dopo il tuo dominio nella prima, vediamo se la seconda riesco a riscattarmi, anche se, non lo so, non ho buone vibrazioni. C'è sempre questa cosa molto, molto confusionaria per cui il tuo personaggio si chiama Mario, ma in realtà io sto guidando Mario, quindi... Perché io sono Luigi Mario, ma metto ovviamente il cognome. Mario, Luigi Mario. Prima curva abbastanza pulita. Oh! Aia, ci sono gli amperini. No, mi sono incastrato. Niente, guscio rosso, comincio a essere bombardato, questa... Aia, mi sono incastrato male. Dov'è che sei? Ho completamente cambiato una porta. Ti avviso, non troverai la stessa pista adesso. Secondo me la 4 che hai cambiato. Bravissimo. Allora, la 3 è a posto, la 4 effettivamente è quasi finita nell'altra stanza. Schiva una banana per pochissimo. Sei riuscito a non scivolare sulla più classica delle banane? L'avevi messa tu? No. Ah. Purtroppo ho altri problemi in questo momento, mi piacerebbe potermi concentrare su... Ma sai che ti ho quasi doppiato clamorosamente? Dov'è che sei? Sono molto indietro, sto giocando molto molto male. Molto molto male, Ugo. Non è da te. Di solito sei più forte, devo dire. Vuoi che mi fermo? Guarda, mi fermo. Guarda. Ci hai creduto? Spero veramente che tu possa bucare una ruota... Ah. Al più presto. Rettilineo infingardo, per cui mi hanno staccato i Bowserotti. Le sto prendendo tutte, sto prendendo banane, fulmini, saette. Ecco, ok. No. Sono di nuovo primo in carreggiata. Niente. Ultimo giro. Niente, non ce la posso fare. Bombotto. E ti avevo quasi doppiato, ti ero dietro, guarda, ti ero proprio dietro. Intanto mi sto andando già a riposizionare per la prima. Ah, è proprio... Sì, proprio... Eccoci qua. E si parte.
subito partenza pulitissima, faccio mangiare la mia polvere. No, curva sporca, infatti mi hai punito. Boom. No! Oh, no, cosa è successo? No! 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 Doppio spigolo! No! No, doppio spigolo no! No, ho fatto anche un fuori pista. Ho avuto la meglio, guarda, dopo una lotta combattutissima. Madonna, siamo fianco a fianco! Questa è bellissima, questa mi piace. Che gara! No! C'era il Todd maledetto! No, la banana! No, comincia il rimontone, comincia il rimontone. Ti giuro, non ho preso un fungo che sia uno. Niente, mi hanno rubato tutti i funghi. Tecnicissimo. No, cacchio di catenaccio. Ho ripreso un po' il ritmo, Sa che questa qui l'hai vinta tu. No, non ci credo. Non ci credo, ho giocato super bene finora. No, mi sei ultimo, dietro! Ultimo! No! Può succedere? No! 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 All'ultima curva, no! 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 Non ci credo, non ci incredibile, credo. Incredibile, incredibile, incredibile. Il classico finale a sorpresa. No, allora facciamo l'ultimissimissima? Ti stai fomentando? Facciamo l'ultimissimissima, la bellissima. Però lui dice che ho vinto io. Ma ogni volta è finito il trofeo. Ma ogni volta è finito il trofeo, non ho capito. Quindi basta, quindi niente, così. È finita così. Che ai punti ho vinto io. Ma per la regola, esatto, per la regola di chi vince questa, hai vinto tu. Devo dire che la regola storica. Regola storica, devo dire che l'ultima è stata bellissima. Forse l'ultimo match è stato il più bello che ho mai fatto finora. Sì, ti ho voluto fare un po' giocare all'inizio, poi sapendo che c'era la bella, ho vinto io. Va bene. Grazie a tutti, grazie a chi mi segue.